Sconfitta, sconfitta pesante per il Brescia in casa nella prima giornata delle tre di recupero del campionato di Serie B. La formazione biancoazzurra perde per un gol di Zaro oltre il 90esimo. Succede tutto nel finale di gara, un finale incredibile. Al 40esimo del secondo tempo Strizzolo lanciato a rete veniva atterrato dalle Zerini in area di rigore, espulsione e rigore per il Modena, poi culminato in un rigore e ammonizione per le Zerini, che tornava in porta e ipnotizzava dagli 11 metri il tiratore scelto, vale a dire l'ex Tremolata. Un Brescia che però esultava per pochissimo, perché pochi istanti dopo, sul corner seguente, era la testa di Zaro a spuntarla davanti a tutti per il gol che valeva tre punti pesantissimi per il Modena. Una prima sconfitta che fa riflettere, un Brescia che ha tirato davvero pochissimo in porta, tanti cambi di formazione scelti e operati da Castaldello, che ha mandato letteralmente in subbuglio quelle che erano poi le credenze, le credenziali della formazione biancoazzurra. Un Brescia ora che deve ripartire, lo deve fare sicuramente nelle idee del tecnico, nel gioco e soprattutto nelle occasioni, perché nel calcio vince soprattutto chi ti importa.